a tutti e benvenuti nel 1900, nei 1900 gli anni. Abbiamo già costruito un bagnetto qui. Oh, finalmente hanno il bagnetto in casa. È una cosina minima, ma almeno non devono andare ogni volta in giardino. Comunque io questo qui per ora l'ho lasciato, perché siccome sono in tanti sono sempre sporchi con la vescica piena, e allora così hanno due bagni. E niente, su ho tolto tutto quello che è dei neonati, no, ho tolto i lettini dei neonati e si sono comprati una cassettiera. E insomma si sentono più, non so, si sentono un pochino più ricchi avere il bagno in casa. Per ora non possiamo fare altre grandi spese, perché comunque sono 3.000, qui che arriva l'elettricità, cioè l'elettricità non c'è, qui che arriva le bollette di tutto quello che è, e lei si sta ancora facendo i suoi mazzi di fiori. Gli altri sono a scuola, Gunnar è all'asilo. Allora, nel laboratorio l'esperimento scientifico di Britta ha causato un'esplosione provocando un enorme pasticcio, oltre a spaventare un altro studente. Riteniamo che lei l'abbia fatto di proposito. Beh, lei è più tenera. Se fosse stato Gunnar avrebbe detto un provvedimento disciplinare, ma basta chiedere scusa, dai. Lei gli dice: ragazzi, su, non credo che mia figlia l'abbia fatto apposta. Oh, vediamo, bello, questo qui si chiama rouge romantico, begonie rosse, bocche di leone e rose rosse. Vediamo se lo vende. 259, niente male. Prova a farmi una composizione. Ce li hai bucaneve tu? No, niente bucaneve. Vediamo una composizione. Crisantemi non le ha. Dalia, vediamo con la rosa tulipano, vai, che tanto per lei sono tutti gratuiti perché i fiori li ha già, perciò ok. E lasciamole fare quest'altro. Cosa cambia nel Novecento? Niente, siamo nel 1900, tutto lì. Però la vita continua come sempre. Ah, giusto, fra l'altro, fondi dell'unità familiare, io devo togliere loro, quindi da 4.158 andiamo a 3.158. Money, 3.158, ok. Eh sì, perché hanno iscritto Henrik al liceo e quindi devono assolutamente, vediamo se c'è, fai evolvere, c'è un sacco di roba da fare evolvere. L'avevo già vista l'altra volta e non l'avevo fatta evolvere, o forse sì, l'aglio mi sembra, no? Allora li avevo già fatti, e questo, fai evolvere. Qua anche i fagiolini, anche questa, insomma, dopo valgono anche di più, Lui non è da evolvere, questo qui nemmeno, questo prezzemolo sì. Vediamo da quest'altra parte se sono tutti da evolvere. Sti basilico no, basilico no. Questo prezzemolo non si sa, niente. More no, e pomodori no, ok, a posto. Questo no, e questo no. Benissimo, allora qualcuno l'avevo già fatta evolvere. Bene, io direi di aspettare il ritorno dei ragazzi da scuola.
perché poi lei ha deciso mercoledì, questo weekend, vediamo quanto vale, intanto vediamolo. Non possiamo fotografarlo perché non c'erano le fotografie all'epoca. Bello. E questo si chiama matrimonio gioioso, rose rosa, tulipani blu, bocche di leone bianche e dalie viola. Beh, è bellissimo, è impeccabile. 304, dai che recuperiamo i 1000 della... Adesso ti prepari un bel pranzo, servi il pranzo perché quando tornano da scuola avranno fame. E prepara uno stufato del campeggiatore, dai. Lei questo weekend ha voglia di andare a trovare i suoi genitori, rivedere la casetta dove è cresciuta. E quindi prenderà i suoi tre figli piccoli e andrà dai nonni. Lui non può andare perché lui ha preso un lavoro, anzi lo deve prendere lui il lavoro. O gliel'abbiamo già, eh no, gliel'abbiamo già, lui deve fare la scuola militare. Adesso, fra l'altro, lui deve fare beneficenza. Quindi dai un dono in beneficenza. E dai Sauro Viaggi, perché non può darlo? Ah, perché forse non è arrivato. Boh, vabbè. Poi tu paghi le bollette, vedete 1100, quindi insomma, c'è poco da rifare la casa qui. Stufato del campeggiatore lo mettiamo in frigo per quando arrivano i ragazzi. Oh, la prima pipì nel bagno dentro casa! E vai! Usa e poi qua ripulisci, butta via! Ma no, però ste patate al cartoccio non sembrano andate a male. Sì, vai tesoro, vai, vai a far pipì. Hai il bagno in casa ormai, eh? Ok, aspettiamo che tornino i ragazzi da casa, da scuola. Ecco qua, siamo tornati da scuola. Henrik, non occorre che liberi spazio sullo sportello del frigorifero, è a 7, va bene. E comunque dai un dono in beneficenza e dai per i bambini Sauro Viaggi. Così andiamo avanti con la scuola militare, visualizza l'avanzamento del distintivo e poi mangiati qualcosina. Oh, vogliamo vedere lei che fa la pipì nel bagno dentro casa, finalmente. Adesso di colpo vogliono usarlo tutti il bagno dentro casa. Sono tutti entusiasti, usa, vai. Tu no, tu nemmeno, però, Dio, che felicità avere il bagno dentro casa. Poi ci ho messo anche... Oh, dunque, questo qui tieniti in forma, perfetto, avventure all'aperto, gli manca e ricambia. Dai dei doni, c'è poco da dare. Adesso lo mandiamo, prima di mangiare. Lui ha troppa fame. No, no, vai a fare un jogging, altre scelte, vai a fare jogging, così perdi un po' di chiletti e poi quando arrivi, ti mangi qualcosa. Oh, lei c'ha fame. Mizzica Elga, ti gira la testa, mo? Ma tu sei proprio una piaga, gioia mia, sei una piaghetta proprio, eh? Ok, allora beviti un succo di arancia. Allora, mangiare il terriccio è davvero malsano, questo è chiaramente. Allora, vediamo. Dov'è? Fai un pasto veloce, fai un pasto veloce. E oh, ragazzi, qui facciamo il succo d'arancia perché anche la tisaniera non possiamo averla, era elettrica. Tu non avevi fame, gioia? Sì, allora apri e prenditi.
Allora, mettiamo a tavola come si chiama? Vedete, vanno ancora. Dedica più tempo solo esercitandosi. Sì, certo, con tre figli piccoli ancora. Mettiamo questi anche a tavola, va? Così lei mangia questi, perché sennò vanno a male e dopo non va bene. Tu hai fame? No. Oh, tutti a fare la pipì nel bagno nuovo, ma che gioia! Ma che felicità avere il bagno a casa. Tu fatti il tuo bel jogging, gioia mia, perché è l'unico modo in cui puoi dimagrire. Jogging ed esercizi a terra. Bravo, sei felice. Bene. Meno male che sei felice. E tu c'hai fame, gioia, anche tu. Cosa fai? Ginnastica? Ti fa bene anche a te, perché sei bella paciarotta anche tu. La mamma non vi fa mancare il mangiare a voi. Quindi la prossima puntata vedremo Elga e i tre piccolini andare dai nonni a Brindleton. Oh, vediamo lui. Anche lui vuol fare la pipì nel bagno. Questo è riscaldamento a morte. Niente, basta, vai a casa, vai a casa. È certo, con sto caldo. Bene, ha un distintivo da raccogliere. Vai a casa, gioia, su, vai. Vai, vai a casa! Vai a casa! Allora, c'avevi fame? Dunque, usa... Qui tutti vogliono usare il bagno nuovo. Fantastico! Usa, vai, che per te è urgente. Poi, prendi una porzione... Ma che coperto! Prendi una porzione... Anche lui, appena torna a casa, userà il bagno. Vabbè, lui usa questo qua, dai. Così, anche questo ormai dobbiamo usarlo, Poi il bagno se lo farà dentro casa, e però si mangia. Ci vuole l'insalata per lui. Sta andando a male? Cos'è che è andato a male qua? Torta al miele. Ai ai ai, è andata al male. Allora tu butta via, ripulisci. Lui si mangia gli spaghetti e Henrik, che è ancora lontano, mizzica. Che panzone, sei come era Ash, ma ti metto a posto io. Lei è a posto, ma dovrà fare i compiti, gioia. Eh sì, devi fare i compiti, ma questa è la cosa di lei. Quindi fate un gruppo, voi tre bimbi, e vi fate i compiti insieme. Forma un gruppo con tua sorella e tuo fratello e fate i compiti insieme. Altro che giocare a scacchi. Dai, vai a fare la pipì, che meraviglia! Che c'è il sole a Willow Creek. Avete visto che tempo che c'era domenica quando è andata in onda la puntata? Poi tu ti devi fare una bella mangiata, ma di insalata, quindi ti prepari un'insalata, anzi te la prepara la mamma, perché cucina l'insalata per tuo figlio che deve stare a stecchetto. Allora, un'insalata giardiniera, porzione singola per tuo figlio, e non te la mangiare che non hai fame. Ragazzi, vi ho mica detto di fare compiti tutti insieme a voi tre? Io ve l'avevo detto, L'unica che li fa è lei. Fai i compiti, fai velocemente i compiti e fai velocemente i compiti. Ecco, vostra sorella ha già finito. Tu cos'hai? Fame? No, socialità. E allora aiuta tuo figlio a fare i compiti. Aiuta a fare i compiti. Lui l'ha fatta la pipì, sì. No, non mangi questo. Butta via, ripulisci. Ripulisci, ti mangi l'insalata che ha fatto tua madre.
ci mancava, ci mancherebbe. A dieta stretta anche tu, gioia mia. Lo so che hai fame, ma sei cresciuto cicciottino e tua sorella mi sa che fa lo stesso, Che guardate Britta, mi sembra bella robustotta. Benissimo, ok, adesso mangiati l'insalata. Mangia l'insalata giardiniera. Tu non la toccare e aiuta lei a fare i compiti. Vai. E vai, Henrik. Poi Henrik deve farsi un bel bagno e divertirsi in qualche modo. Lui come aspirazione c'ha il fisico, però ho capito, Elena, non va bene l'aspirazione fisica, non c'è niente da fare, devo cambiargliela, perché lui non può avere l'aspirazione fisica. Devianza? No dai, sarebbe mica male. Modello di malizia, dai, diciamo che è un modello di malizia, visto che lui è già una testa calda. 10 azioni perfide o maliziose, risulta sgradito a 2 sim. Ma dai, proviamoci, proviamoci. Dopodiché suo padre lo porterà a visitare il collegio militare, dove lui fra qualche anno dovrà, appena diventa giovane adulto, dovrà andare per fare il servizio militare praticamente, perché qui nessuno sa che ci sarà una guerra, loro non lo sanno, però c'è comunque l'obbligo di, ok, vatti a fare un bagno, gioia, sì, ti vuoi divertire, ma sì, gioca un po' e poi ti, ecco, bravo, fatti un bagno, fai il bagno. Ok, quindi più tardi lui porterà il figlio a visitare il, anzi lui già frequenta quel collegio, quindi lui può andare tipo a esercitarsi in musica, eccetera, eh sì, perché lui è già alle superiori, quindi già frequenta quel collegio militare lì. Perché poi vai su e ti raccogli il distintivo, 2 addirittura, caspita, e raccogli il distintivo arti e mestieri. Caspiterina, non so se mi piace modello di malizia, però non mi fa tanto ridere. Famiglia, no, cibo, re della cucina, no, ricchezza, creatività, no, conoscenza, eh sì, mago dei computer, no, anche qui c'è di mezzo il computer, è luogo, nativo della città, non è nativo della città, amore, facciamo amore, dai, anima gemella, avanti. Cerchiamo l'anima gemella per lui, perché è molto triste, amore, perché ble, era uno schifo. E certo, l'insalata, tesoro, non ti piace, lo sapevo io. Promozione Ale. Dunque, lui mancano 2 distintivi, perciò gli manca ricambiare e lo sport, no, l'aria aperta. Gli manca avventure all'aperto e questo qui è ricambiare, ok, e fai un regalo a tua sorella e non c'ha niente da regalare, perciò adesso è l'ora di andare a nanna, ha fatto il bagno, ok, divertimento ti manca e dormi, gioia, dormi. Questi si sono messi a letto, benissimo, e ah, lui dorme col fratello. Ah, ok. No. Chi è? No, è lei. È Britta. Ha sempre dormito con Britta lui. Benissimo. Buonanotte, famiglia Webber.
Eccoli tutti svegli. Allora, lei deve fare il bucato, c'è poco da fare, mentre lui lo metto a fare la macedonia di frutta per Enric. Perché? Allora, altre scelte. No, 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 cucina e fai una macedonia di frutta. I frutti ce li hai, quindi ti costa anche la metà. Fai formato famiglia, così ne ha un po' di porzioni, Bene. Enric. Lui è sveglio, sta facendo i compiti perché non va tanto bene a scuola, il ragazzo, e deve andare bene perché fra le regole della challenge c'è che deve avere almeno 8 a scuola. Loro dicono almeno una C, quindi penso che sia almeno l'8. Lui sta preparando, tu stai lavando i panni, Gioia? Sì, bravissima. Ma come sono felici di sto bagno, guardate che meraviglia, sono sempre lì. Vivono in bagno adesso. C'è qualcuno che ha bisogno di lavarsi? No, però c'è chi ha fame. Allora, tu, chi è che aveva bisogno della vescica? Britta. Vai, Britta, usa. Bravo Gunnar che prepari la macedonia, così tuo figlio si mangia una bella macedonia, si va a fare un po' di jogging prima della scuola e spero che si diverta. Certo, non gli ho messo fisico più e non si diverte a fare jogging, ovviamente. E poi nel pomeriggio andrà a trovare la sua amica. Che è cresciuta. È cresciuta la nostra Ruth. Eh sì, ecco, mo ti sei preso, prendi una porzione appena hai finito i compiti. È cresciuta anche la nostra Ruth e a lui è sempre piaciuta tanto Ruth. Quindi Gretel andrà a scuola fra circa un'ora. I compiti li avete fatti tutti al 75, dai che ce la fai, tu li hai fatti, tu li hai fatti, tu li hai fatti e tu studierai sodo perché devi assolutamente studiare sodo. Quel regalo era per te, sempre le stesse domande, sti bambini. Ok ragazzi, mentre Elga fa il bucato, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Dove Henrik, sperando che sia dimagrito, avrà un nuovo look e soprattutto avrà baffetti e pizzetto, perché così gli va di fare. Vedrete com'è bella Ruth e lui cercherà di conquistarla. Io vi saluto, ciao a tutti, spero la puntata vi sia piaciuta. Ciao ciao!